La guerra in Ucraina, nessuno può vincerla. Sì, la guerra in Ucraina, nessuno può vincerla. Ma non sono mica io a dire ciò, eh. Io sono semplicemente questo signore qua, vedete? Eccomi qua. Lo dicono i capi militari, sia degli Stati Uniti d'America che della NATO e dell'Italia. Proprio così. Proprio così, la guerra in Ucraina, nessuno può vincerla. Non la può vincere la NATO e non la può vincere la Federazione Russa. Sì, è scritto così, è una potentissima notizia lanciata dal Fatto Quotidiano e io questa potentissima notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. Uè, sembra che i capi militari degli Stati Uniti d'America, della NATO e dell'Italia e seguono i video di Serafino Massoni. Eccolo qua, Serafino Massoni. Ha già compiuto i suoi bravi 83 anni, Serafino Massoni, è una persona tanto saggia. Perché recentemente io ho detto che la guerra in Ucraina finirà come la guerra in Corea. Ve la ricordate la Corea? La Corea negli anni 50 del secolo scorso, la Corea, ci fu una guerra che durò 2 o 3 anni, la guerra in Corea. E alla fine si fece una scelta salomonica, salomonica. La si divise a metà la Corea, capito? Corea del Nord e Corea del Sud. E ancora oggi abbiamo la Corea del Nord e la Corea del Sud. Beh, è un po' quello che è avvenuto con la Germania dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Germania venne divisa in due, in due. La Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est, e la Germania rimase divisa perché sono 60-70 anni. La Corea è divisa ancora oggi. Sì. Poi, però, sono stati i capi militari degli Stati Uniti d'America, della NATO e dell'Italia a dire che la guerra in Ucraina non la può vincere nessuno, non la può vincere. Per cui alla fine si farà come avvenne con Salomone. Sapete che cosa avvenne con Salomone? Era tanto sapiente Salomone, il grande etologo, fondatore dell'etologia, Konrad Lorenz, ha scritto la sua opera più conosciuta, intitolata L'anello di Re Salomone, l'anello di Re Salomone. Beh, che fece Salomone? Quando si presentarono a lui due mamme, e ciascuna di queste mamme diceva: il bimbo è mio, il bimbo è mio, e non riuscivano a mettersi d'accordo. Allora Salomone disse: beh, dividiamolo a metà il bimbo, metà bimbo a una mamma e metà bimbo a un'altra mamma. E così si farà con l'Ucraina, per mettere tutti d'accordo. Si farà l'Ucraina dell'Est in mano alla Federazione Russa. E l'Ucraina dell'Ovest in mano alla NATO, all'Occidente, va bene? Ma sì, ormai queste cose che per primo ha detto Serafino Massoni, adesso le vanno ripetendo tutti i grandi politologi, tutti. Ed è anche la posizione dei potenti capi militari, sia degli Stati Uniti d'America che della NATO e dell'Italia. Ma Serafino Massoni queste cose le dice in anticipo, le dice in anticipo, le dice in anticipo, per cui le cose che Serafino Massoni dice qua, sul web, dovrebbero essere dette nelle televisioni, sia le televisioni di Stato che nelle televisioni private. E qua, e Serafino Massoni qua vi mostra la stella di David, vedete? Stella di David, che vuol dire Stato di Israele, Stato di Israele. E dal 24 febbraio 2022, dal 24 febbraio 2022, cioè da quando è iniziata la guerra, che cosa fa lo Stato di Israele? Ma io lo vado dicendo dal 24 febbraio 2022, che lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda e mai manderà armi all'Ucraina, perché lo Stato di Israele, come Serafino Massoni, sa già come andrà a finire la situazione. E l'Ucraina verrà divisa in due parti per accontentare tutti. Metà Ucraina, l'Ucraina dell'Est, andrà alla Federazione Russa, e
è metà ucraina, l'Ucraina dell'Ovest, andrà all'Europa, all'Alleanza Atlantica, e così tutti felici e contenti. Però il primo a dire queste cose è stato Serafino Massoni, e tutti ora che copiano Serafino Massoni, perché Serafino Massoni è questa persona qua, vedete chi è Serafino Massoni? E questa è l'ultima opera di Serafino Massoni, capito? Eccola qua, La cometa dell'imperatore, un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C., ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia, che i contemporanei avevano chiamato stupore del mondo, stupor mundi. Per cui a tutti voi tanti cari saluti da La cometa dell'imperatore, che vi aspetta in tutte le librerie italiane.